Somebody's crying for grazie, bentornati su Itinerari di Pesca. Allora, quest'oggi facciamo la intro a fine video, come facciamo in fiume. Perché? Perché oggi dove siamo, Matteo? Oggi siamo in un lago che è aperto da pochissimo, circa una ventina di giorni. Si chiama Lago Sisti e rimane tra Aulla e Pontremoli, se non sbaglio. Zona Terra Rossa. Terra Rossa. Comune di Cialanardi, comunque Aulla, la città d'Aulla. Quindi, come buona scaramanzia, quando andiamo in libera abbiamo deciso di farla dopo la intro. Come pescheremo quest'oggi, Matteo? Allora, oggi abbiamo pescato, diciamo, come a fine. Come pescheremo? Abbiamo. E vabbè, te fai conto che va all'inizio. E vabbè, quelli sono nelle montagne, però noi l'abbiamo fatta alla fine, quindi abbiamo pescato a feeder, quindi abbiamo pescato io un po' con il banjo, lui un po' con la gabbietta. Diciamo le puntature principali sono banjo, running rig e metal feeder. Sì, le tre lì. Abbiamo fatto anche qualcosina col galleggiante all'inizio stamani mattina. Un po' di floating per provare, ma non arrivo perché c'era vento, speriamo che ora non disturbi l'audio. E quali sono invece, Manu, i permessi necessari per pescare in questo lago? Ma qua l'unico obbligo è il tesserino FIPSAS, che posso fare qua direttamente anch'io. Annuale, giusto? Annuale. Sono annuali, lo posso fare anche settimanale per il turista. Però, diciamo, più o meno i prezzi così. Allora, la FIPSAS, almeno qui sotto la provincia di Massa Carrara, è per i ragazzi dal 2003 in poi 6 euro e dura un anno. Perfetto. Dal 2002 a prima del 2002 30 euro dura un anno. Il settimanale per il turista, il visitatore, quello che deve fare. Se io vengo qui una giornata, volta, ecco, gli costa 5 euro e dura una settimana. Perfetto, quindi ci si può anche stare. E sì, sì, volendo, uno, se uno viene a pescare, fare quello da 5 euro è stupido. Però se uno c'è da fare una pescata, o il turista che viene qua una settimana, che viene a pescare due volte, magari se non ha necessità di averla, certo, la FIPSAS è sicuramente più conveniente. Poi i servizi ci sono, per ora il bagno non ancora, però perché? Perché il lago, come dicevamo, è aperto da meno di un mese, però so che è in progetto di mettere barbecue. Sì, piano piano il progetto sarebbe quello di mettere qualche tavolo, qualche barbecue, attrezzare la zona con dell'acqua che sia anche solo per lavarsi le mani, un bagno e quant'altro, insomma. Considerate che noi stiamo girando a maggio, quindi ripeto, siamo aperti da poco. Date tempo al nostro primo Manu. Maggio, da primo maggio. Chi lo conosce su Facebook sa che è una garanzia di buona gestione di un lago. Quindi, detto questo, le esche che utilizzeremo sono principalmente il mais, perché qui rende molto, essendo, diciamo, in semilibera, e come pasture utilizzeremo delle pasture vanigliate, ma soprattutto anche queste con tanto spezzato di mais. Detto questo, ragazzi, io penso che sia il momento di andare in pesca. Sì. Vai, andiamo in pesca, cioè andiamo, finiamo. Vabbè, andiamo a. Voi pensate che adesso vedete il video, vai, ciao bimbi! Guarda subito la prima sarchettola dopo pochi minuti dal lancio, la canna messa un pochino più vicina. In questa siamo un pochino leggerini, siamo col 14, quindi ce la giochiamo un pochino di più, ce la godiamo. Spezzavo, spezzavo. L'ho presa per il culo, ha vinto lei. Quindi è bene. E niente, siamo con la nostra 330 prototype e giustamente ci si mette. Però tira strano perché a volte non sembra forse piccolissima, però. Sono un cazzate! Occhio al filo, gli hanno detto. Ah, siamo in diretta qui. Ti hanno detto occhio al filo. Adesso. Ah no, l'ombrellone che va via, l'ombrellone, Occhio all'ombrellone. Per il più intelligente, il cane, si è spostato. Ma doveva farci riconoscere, no? Perché sennò.
lo so che... Nicola, non ti mettere lì che c'hai un palo. Ora dopo ve lo facciamo vedere. Invece no, non ti preoccupare, ci passo accanto io. Quante palle ti tessuto? Qua. Ha bisogno di una mano? Dovrebbe farcela. Probabile. Dovrei fargli prendere la boccata la bimba. Ecco. Che bella. Come bella sana. Sì, anche quelle che prima ha preso il ragazzo qui erano tutte sanissime, perché non essendo pressato sto lago possono crescere indisturbate. Poi siamo arrivati noi. No, è andata. La pezzina è andata. Oh. I need you right away. Prima della giornata, lei è d'accordo? Secondo lei va bene, vai, andiamo al materassino, vai. E si va al materassino con la prima cassetta. Mi raccomando ragazzi, il materassino bagnatelo sempre. Cosa c'è da farci col materassino? Va sempre bagnato. E come sempre naturalmente ci bagniamo anche nelle mani per manovrare queste belle carpettole. Vai, e li andiamo a dare subito la libertà. La piccola combattente se la mette, gli dà la libertà. Ciao bimba. Bene, prima cattura arrivata. Si comincia veramente bene. La cosa interessante, Matteo è entrato in pesca ora anche lui con la feeder rod. Fra un minuto vediamo le montate, la prima montatura che ha reso. Vai ragazzi. Che sono da solo, perché giustamente sono Matteo in pesca. Allora, c'è da mettere anche altri ragazzi in pesca. Vediamo la montatura che stiamo utilizzando oggi e che ci ha dato questa prima cattura. Come vedete è una montatura molto semplice. Infatti anche Houston ha catturato. Allora la montatura la vediamo dopo. Andiamo a vedere Matteo che ha preso un pesce, vai. Niente, in particolare, se appena cattura è, andiamo. Speriamo che il vento non distrugga troppo, eh. Mini. Che è un cavedano. Allora lo scopriamo questo genere. Dai! Guarda anche un primo carassiolo per il nostro Matteo. E ci si bagna un attimino le mani. Il carassiolo è arrivato a Bolognese, giusto? Bolognese, sì. Dai! Però ci vorrebbe... Nulla Matteo? Proviamo, noi ci proviamo. Mostriamolo tutta la sua bellezza. Beh, carassiolo, siamo in croce. Sì, magari può anche essere vedendo questa pseudo libera. Allora, fotina per Instagram. Aspetta, ne facciamo una così che fa molto American style e gli diamo la libertà anche a lui. Vai, e libertà anche a questo bel carassiolo. Vai, allora tanto che Matteo spinge il guado, io vi faccio vedere la montatura del feeder. Salve, allora, ciao bimbi, eccoci qua. Allora, tanto l'ho appena calpestato anche io. Allora, come dicevamo, un metodino da 15 grammi, molto leggero, un finale corto dello 0,14, una madre un po' più importante dello 0,20 perché non ho portato un mulinello con una base più bassa, un amo del 16 con il righe multi-innesco, come vedete, quindi l'amo e il suo anellino, al quale andiamo a mettere uno o due chicchi di Max, pagina di pastura sopra e ci mettiamo in pesca. Ciao bimbi, bello sto lago, ci piace, voto, piace.